Dopo un febbraio straordinario, caratterizzato dalla vittoria della Viareggio Cup e dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia, marzo inizia in sordina per la primavera. La squadra di Baroni perde 3-2 a Cagliari, nonostante un buon primo tempo chiuso sul 2-1 grazie a una doppietta di Alberto Libertazzi. I bianconeri pagano quindi lo scotto del grande sforzo profuso nelle settimane scorse, ma soprattutto anche le tante assenze. In Sardegna il gruppo è arrivato senza i sei nazionali azzurri. Rubin, Liviero, Schiavone, De Silvestro, Beltrame e Padovan, lo squalificato Guanò e gli infortunati Antersi, Carfora e Ruggero. Un KO che almeno per ora non pregiudica la vetta del girone A, ma che potrebbe permettere alla Fiorentina di riavvicinarsi. Se ne riparlerà domenica prossima quando al Chisola arriverà l'Empoli. Prima però c'è l'appuntamento più atteso.